Il Parlamento polacco discute una nuova proposta di legge per abolire l'aborto e sfidando le restrizioni, le donne polacche hanno deciso di scendere in strada comunque in bici o in auto. Manifestare in tempi di confinamento richiede una certa creatività, così in molte hanno aderito alla campagna internazionale di Protest at Home di Amnesty International su Twitter. La salute dovrebbe essere prioritaria. Il governo farebbe bene a combattere il virus e non le donne. Nel 2018 la società civile aveva protestato contro una proposta di legge simile che proibisce l'aborto in caso di malformazione del feto. In questi giorni nel Parlamento polacco si discute anche un disegno di legge controverso che criminalizza l'insegnamento dell'educazione sessuale ai minori. È davvero assurdo e inaccettabile che il Parlamento discuta allo stesso tempo una proposta di legge che limita ancora di più l'aborto e un disegno di legge che vieta l'educazione sessuale. Questo significa che i giovani in Polonia non possono avere informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva. I gruppi antiabortisti polacchi sono molto radicati nel territorio attraverso la Chiesa Cattolica, che è storicamente legata al movimento anticomunista del paese. Il governo conservatore della Polonia non ha ancora preso una posizione chiara su questi nuovi progetti di legge nati da un'iniziativa popolare. Gli attivisti per i diritti umani denunciano lo strano tempismo del dibattito in Parlamento e per questo la battaglia si fa online in un periodo in cui sono vietati gli assembramenti in strada a causa del coronavirus.